Ciao, l'altra volta abbiamo visto come creare un nuovo strumento e personalizzare alcune delle sue caratteristiche. Se diamo un'occhiata a PencilSoft, notiamo che è sparita la possibilità di scegliere il materiale col quale disegnare. Quindi noi sappiamo che quando disegniamo abbiamo a disposizione dei materiali. Quando uso Pencil, sto adesso disegnando con questo materiale Solid Stroke, però potrei scegliere Squares, Stroke, Dots, Stroke oppure Solid Fill e disegnare con lo strumento Pencil con ognuno di questi materiali. Chiaro, per esempio, che con il materiale Solid Fill è del tutto inutile che la mia matita abbia Strength 06 perché il materiale non ha lo stroke evidenziato, ha solo il fill e quindi questa sua caratteristica della matita non ha molto senso con questo materiale. Ecco. PencilSoft va oltre perché è un tipo di pennello, di brush, che ha bisogno di un certo materiale, cioè utilizzato con altri materiali non funzionerebbe e allora non posso cambiarlo. Quindi vedete, anche se io scelgo questo che dovrebbe essere addirittura rosso, non cambia. In realtà sta continuando a utilizzare il materiale Dots Stroke indipendentemente da quello che io seleziono. Questo per via di questa spunta Pin Material e infatti vedete Keep Material Assigned to Brush. Quindi questo particolare brush, questo particolare pennello ha un materiale assegnato che non cambia mai. Quindi Ink Pen non è così e posso cambiare materiale perché non ha questa spunta. Mentre invece PencilSoft e Airbrush hanno il materiale Dots Stroke che non è possibile modificare. Questo perché per ottenere alcuni effetti sul pennello, in particolare la sfumatura esterna, ci sono delle particolari impostazioni che vedremo nel materiale che permettono di avere questo effetto sfumato. E quindi, siccome questo effetto sfumato è dato dal materiale e non dal tool, in qualche modo ci è data la possibilità di legare per forza con questo tastino un certo materiale a un certo tool. Oh, questi sarebbero dei brush. Mi viene strano chiamarli brush perché sarebbe pennello in inglese e molti di questi non sono pennelli, ma sono appunto penne, matite. Quindi attenzione a questa piccola iconcina che comunque è possibile sempre premere. Quindi se io voglio farmi una ink pen e voglio che sia per esempio un ink pen rossa, potrei creare un nuovo materiale partendo da Solid Stroke, ne faccio una copia e lo chiamo Red Stroke, anzi diciamo per distinguerci Green Stroke e questo Green Stroke lo faccio verde. Se per qualche motivo volessi per forza questa penna verde, posso andare a legare il materiale Green Stroke a questa ink pen rough. Non ho fatto una copia come nella lezione scorsa, ma ho modificato la penna originale. Quindi adesso se torno a ink pen e disegno col nero, poi quando vado su ink pen rough, torna a verde da solo. Vale la pena vedere a questo punto anche come fare se, come è successo adesso, ho modificato una delle penne di default con la mia. Quindi questa non è più Ink Pen Rough, magari la chiamo Green Pen perché è quella verde. E quindi diciamo che mi sono giocato la vecchia Ink Pen Rough. È possibile comunque ripristinare i brush iniziali con Reset Brush. Se faccio Reset Brush non può ripristinarla com'è perché non è più Ink Pen Rough, gli ho cambiato nome. Era lo stesso nome di prima, Ink Pen Rough, è ancora questa qui con il verde, però se faccio Reset, ora Blender, anche se gli ho rimesso il nome originale, Ink Pen Rough, ha in un certo senso dimenticato che questa si tratta della vecchia Ink Pen Rough. E quindi se faccio reset, vedete la spunta rimane. Guardate invece cosa succede se cambiassi qualcosa. Riprendiamo di nuovo il solito pencil. Cambio per esempio strength a pencil mettendolo a 1, però poi qua da questa discesa scelgo reset brush e vedete che è tornato a 0,6. Quindi se voi non cambiate il nome al tool, avete la possibilità di resettarlo all'originale con reset brush. E questo è il motivo per il quale vi consiglio eventualmente di personalizzarvelo come nell'altra lezione, creandovene prima di tutto una copia prima della personalizzazione. Comunque, in qualsiasi momento avete la possibilità di premere questo, Reset All Brushes,
e vi ritrovate con l'elenco dei brush originali esattamente com'era. Quindi, se avete fatto molti cambiamenti, avete a disposizione questo Reset All Brushes per riportare tutti i tool alla situazione originale, e ovviamente perdendovi quelli nuovi che vi eravate fatto. Grazie e alla prossima!